Nella 16ª giornata di Serie A, la Roma ospita la Florenzia. Giallorossa in vantaggio al 16esimo, angolo di Barnauer, gol di Alisson Swaby. Nel secondo tempo la Roma trova il raddoppio, Marchitelli sbaglia l'uscita, Barnauer segna direttamente sul calcio d'angolo. La Florenzia accorcia al 67esimo con questo sinistro di Nocchi. La Roma chiude definitivamente il match all'89esimo, Elisa Bartoli viene stesa in aria. L'arbitro assegna il calcio di rigore sul punto di battuta. Si presenta a Piemonte, che supera così Marchitelli. La Roma batte la Florenzia 3-1. In campo anche Chievo e Orobica. Orobica ultima in classifica, che a sorpresa passa in vantaggio dopo 10 minuti con il gol di Luana Merli. Il Chievo trova subito il pareggio con un colpo di testa da due passi di Stefania Tarenzi. Le Venete completano la rimonta con un gol su punizione di Valentina Boni. Al 72esimo il Chievo segna il terzo gol con Valeria Pirone. Orobica battuta 3-1. La Fiorentina deve battere il Sassuolo per accorciare sulla capolista Juventus. Viola in vantaggio al nono con questo colpo di testa di Tatiana Bonetti. La Fiorentina raddoppia sul calcio di rigore al 33esimo con Valeri Vigilucci. Terzo gol della Fiorentina al 37esimo, grave errore in uscita di Sabrina Tasselli. Ilaria Mauro raccoglie l'invito e segna la sua nona rete stagionale. Al 40esimo il Sassuolo accorcia sul calcio d'angolo, Michela Cambiaghi in anticipo su Alia Guagni, segna il gol del 3-1. Ma al 59esimo il capitano della Fiorentina si fa perdonare, grande azione della Fiorentina, attacco di Mauro, assist di Bonetti e nono gol stagionale di Alia Guagni. La Fiorentina batte il Sassuolo 4-1 e accorcia Menù dalla Juventus, bloccata sullo 0-0 dall'Atalanta dopo il rigore sbagliato da Valentina Cernoia. Erum, il suo cross a cercare Sabatino, Perin, adesso il tentativo di Sabatino, Daniela Sabatino, il Milan è avanti 1-0. Pallone comodo per Tucceri, va dentro l'area con un gran pallone di tacco, Sabatino sulla linea, salva tutto Wagner. Poi ancora un tentativo, il te ancora, il gol del Milan con Fusetti che segna il 2-0 sotto porta, Laura Fusetti.